Tu devi essere l'unico uomo al mondo ad avere ancora paura delle sostanze chimiche. Voglio dire, oggi salvano il mondo con il vaccino antipolio, poi ci sono gli antistaminici, gli antibiotici. Guerra batteriologica. Non capisco perché devi essere così pessimista. La vita non può essere peggio di te. Signore e signori, se cade la bomba... Signore e signori, gli uomini preferiscono le bombe. E se cadono le bombe, tutti torniamo alla preistoria. E vi sentirete come a casa vostra, voi Mau Mau. Perché non mi lasci in pace, Cielo, sei nervoso. Dovresti rilassarti, Chester. Siamo in vacanza. A volte lo ucciderei. Come dici? Lo prendo sempre in giro. Ah, me ne sono accorto. Per rendere le cose più interessanti. E funziona? No. Allora non è interessante. Ne sa di radioattività? Abbastanza. Credo che la radioattività sia ok. Mi piace la parola. E sa perché? Dicono che le cose radioattive siano vive, anche se stanno morendo. Mm-hmm. Credo di essere radioattiva. Credi che sia un animale? Mi scusi. Bella organizzazione. Sincronizzata con gli abitanti di questo formicaio. La colonna della comunità. Chi avrebbe mai detto che fosse uno squallido pervertito? Ma che cosa diavolo sta dicendo? Ci avrei scommesso. Ascolti, io quello lo uso solo per guardare lo scopo. Non c'è bisogno del telescopio per quello. Io invece credo... che sia un guardone. Ma chi crede di essere? Ehi, io faccio...